devo sempre vedere solo il peggio. E poi mi fermo ad aspettare il treno. E aspetto tanto e lo perdo. Aspetto tanto e lo perdo. E sorpreso. E la storia continua a fare passi piccolissimi. Ma che cos'è questa distanza tra me e te? Saranno forse le mie paure, le tue cure più le tue. Sarà perché mi fa più male lasciarti vincere che guardarmi da fuori e detestarmi che vederti morire. Bentrovati! Bentrovati! Buonasera! Eccoci qui! Buonasera! Ci stiamo ancora collegando, vediamo ancora qui la rotella che gira, il caricamento dati. Ovviamente qui siamo con Fabio Diranno, alla mia destra. E... Ciao! Ciao Fabio, come stai? Bene, bene. Anche se a Roma è tornato uno strano clima. Nel senso che è un po' inverno, cioè tipo la mattina è inverno e pomeriggio è estate. Oggi è domiciliare il pomeriggio, però stamattina freddo polare. Terribile. Stranezza periodo. C'è vento anche? No, zero. Vento mattina... zero, una cappa. Adesso è un forno, era un forno il pomeriggio, incredibile. Ovviamente qui abbiamo un nuovo ospite, Dario Vero, sulla mia sinistra. Buonasera. Buonasera a te, hai realizzato le musiche per Hardcore Viale. Yes. Eccoci, finalmente ci vediamo. Anzi, approfitto, saluto anche Fabio, ciao Fabio. Non ti puoi sbagliare stasera, Fabio e Fabia, per cui... No, no, ma non mi sbaglio, non ci sbagliamo. Poi, guarda, è bello, è atipico, perché di solito trovi molte Fabiana, trovi molte Fabiola, Fabia poche, e invece Fabio è bello. Ma abbiamo anche Fabiano, perché vedo che abbiamo Fabiano online, vedo che tra gli ospiti che ci seguono c'è anche un Fabiano, che è Fabiano Dioi, che io conosco. Ciao Fabiano. Ci ha salutato anche Valeria, che ovviamente risalutiamo. Valeria Giosa. Ecco, ciao Dario, ciao Valeria. Eccoci qui. E quindi, insomma, il tempo è strano, di mattina in un modo, di sera in un altro. Sì. Un po' Roma ogni tanto ci regala questi momenti un po' pazzerelli, cioè è saltato marzo, pazzarello, e abbiamo questa fine di aprile, e vediamo maggio, insomma, quello che sarà. Vabbè. È un po' complesso, oggi sono stato in studio, tra l'altro nello studio dove abbiamo realizzato il Hardcore Viale, e per raggiungerlo un'odissea perché c'era la pioggia infernale, alle 8:30 di mattina c'era una pioggia incredibile, però adesso faceva un caldo notevole, quindi sì, è vero, abbiamo queste giornate un po' pazzerelle romane che sono forse un po' una novità degli ultimi anni. Diciamo che quindi l'unico che non è pazzo ma che è coerente è il protagonista di Hardcore Viale, è Nando. Nando è sempre fedele a se stesso. Nando è un po' come fedele nei secoli, praticamente sempre se stesso, approccia tutte le situazioni con il suo piglio, e ormai insomma abbiamo capito che è uno che è l'uomo del caccia vite, non si spaventa di nulla, no? È pronto a tutto, e ovviamente questo suo essere pronto a tutto lo mette anche in situazioni divertenti, insomma. A piccoli passi procede lungo il suo obiettivo e pian piano lo raggiunge, insomma. Beh, insomma, sì, sta facendo dei passi avanti, insomma, ormai ha scavalcato, è entrato nel rutilante mondo dell'art in rete, e insomma sta prendendo un po' le misure rispetto a, no, a questa novità, lui che veniva dalla sala, dal VHS, dal DVD, adesso, insomma... ha
un'ampia gamma di scelta, no? Quasi un po' da sindrome di Stendhal, però piano piano si sta assestando pure lui. Diciamo che in questa puntata specifica farà un incontro molto, molto importante per lui e anche per la serie, perché si imbatterà in una figura femminile che saprà fargli battere il cuore e provocargli, insomma, emozioni forti. Un colpo di fulmine, leggevamo nell'articolo di oggi, un vero e proprio colpo di fulmine. Ma anche un colpo di telefono, diciamo. Sì. È un colpo di fulmine che è anche un colpo di telefono, ed è tutto molto virtuale, che è una novità per Nando. Cioè, la virtualità è l'uomo del cacciavite, l'uomo appunto concreto, no? È molto, molto legato alla realtà della vita. Questa per me è la prima volta in cui si lascia andare a qualcosa che invece è quasi impalpabile. Al momento, questo primo incontro, questo colpo di fulmine con la Bruna che scotta, è tutto affidato alla voce, alle parole, alle suggestioni della Bruna, che è appunto, come capiremo, una lingua caliente, una che... E a questo punto io chiederei volentieri, visto che è ospite in questa prima puntata, a Dario, la scelta della musica o di alcuni effetti speciali in questa puntata è stato arduo o è stato semplice per te trovarli? No, noi abbiamo lavorato con dei leitmotiv, con dei temi ricorrenti, con musiche di varia natura, anche alcune abbastanza semplici, nel senso che abbiamo scelto e ho scelto delle musiche che potessero anche accompagnare, no? Lo speakeraggio, la presenza degli attori. E, che dire, io ogni tanto lo riascolto, poi ultimamente l'avevo riascoltato e mi faccio un sacco di risate. E devo dire che poi la scelta che è stata fatta sulle musiche originali, il taglio, quindi anche tutta la regia che ha curato Fabio con Valeria, che anche Francesco Longo il fonico, è stato un bel lavoro di gruppo, di squadra. Le musiche sentirete un po' di tutto, come al solito ci sono forti stacchi, forti frenate, cioè c'è stata una musica, che ne so, thriller, forte, e poi improvvisamente una grossa frenata e si va verso una totale una direzione completamente diversa. Perché? Perché ovviamente siamo su uno sceneggiato radiofonico, dobbiamo essere bravi a cambiare i tempi velocemente, la puntata vola, però tutto sommato la puntata sono quasi 10 minuti, quindi... La musica deve aiutare anche, come nel cinema lo fanno le transizioni, a passare da una scena all'altra, da un momento all'altro. E questa puntata, diciamo che se fosse un film sarebbe un grande piano sequenza allucinante su questa, così, sulla stanza, sulla casa de Nando, che, insomma... Se non l'avete, se i nostri ascoltatori non l'hanno ancora ascoltata, ascoltatela, è veramente divertente. Ed io è faccio un grande il mio svolta. Solito, come dire, la mia solita osservazione. È molto carino il passaggio in cui Nando aspetta per parlare con la Bruna che scotta e poi si ritrova con un'altra donna, ecco, questa Fantastico. Continua attesa, questi stacchetti, poi parlando di qualcosa che vola, il tempo vola, ma anche diciamo che la sua carta di credito subirà una variazione anche. Fortissima, una serissima, ci saranno serie conseguenze. E stupisce, sorprende, Fabio mi darà ragione. Mi riaggancio a quello che diceva Dario, no, della lavorazione che è stata fatta qui a Roma in Playrec e a Milano invece negli studi degli ascoltabili. E qui a Roma abbiamo lavorato con Francesco Longo, che salutiamo, e che si è occupato della parte delle riprese e ha curato anche il mix, mentre per gli ascoltabili negli studi di Milano ha lavorato con noi Francesco Campeotto. E poi volevo ricordare anche Dario, Matteo Lugara, che Super Matteo, che è anche presente, che infatti salutiamo, ciao Matteo.
Li salutiamo tutti quelli che si sono collegati. Ricordiamo ovviamente che la piattaforma degli ascoltabili è dove si può trovare appunto Hardcore Viale, dove poterla seguire, oltre che su altre piattaforme, no? Abbiamo detto Spotify, abbiamo detto Spreaker, chi più ne ha più ne metta. Assolutamente. E stavamo dicendo di Matteo, che si è occupato dei sound effects, e lui è un sound designer clamoroso, di una bravura stupefacente, viene dal cinema, dalla TV, di recente ha fatto Scam Italia, insomma, questo per dire che tutta la produzione di Hardcore Viale è stata fatta in maniera molto curata, cioè per ottenere poi questo risultato ci siamo impegnati tutti, è stato un clima favoloso, amichevole, però tutti professionisti, insomma, questo ci è piaciuto molto, giusto da? Come no, tra l'altro come dire, niente è lasciato al caso, è proprio per far sembrare, per far apparire così semplice il podcast, ci sono dentro tantissimi stratagemmi sotto il punto di vista narrativo, sotto il punto di vista tecnico, che sono serviti a far sì che la puntata potesse scorrere. Quindi è assolutamente voluto, è stato un lavoro difficile, però certo ci siamo pure divertiti parecchio, perché la storia di Nando è allucinante. Domanda, nel momento in cui appunto avete scelto musiche, oppure come dicevi tu, c'erano dei rumori che caratterizzavano le puntate, diciamo l'intesa è scattata subito, si tratta ovviamente di audio, no? Di podcast, per cui lavoravate, avete anche detto, a distanza, c'era chi magari era a Roma, chi era a Milano, magari non eravate tutti nello stesso posto, per cui non c'era, no? Il guardarsi negli occhi e magari comprendersi al volo. Com'è andata questa dinamica? Cioè, come dicevi tu prima, è stato immediato? Oppure io faccio la considerazione che sono 8 puntate, diciamo che nel complesso mi azzardo a dire che forse nel complesso sarà un'ora e mezza massimo, ma non è così, 2 ore. Quindi il rapporto tempo in proporzione alle puntate, come dire, è stato ben bilanciato oppure no? Ecco, non so se è chiara la domanda, ecco. Chi risponde? Sì, abbiamo lavorato un po' insieme e un po' a distanza. Un po' qui a Roma e un po' a Milano, diciamo che alla fine io, curando la regia, sono stato un po' l'anello di congiunzione tra le varie parti. Situazioni. Sì, tra i reparti. Abbiamo lavorato comunque a distanza, in grande serenità, in grande tranquillità, perché comunque ognuno di noi aveva poi la possibilità di poter lavorare singolarmente quella che era la porzione dell'episodio, che veniva poi raccordata con tutto il resto. Poi, per quanto riguarda il tempo, quello che ci chiedevi, sì, in effetti per realizzare questo totale di un'ora e mezza all'incirca sono stati necessari svariati giorni di produzione, tra, diciamo, tutti i vari passaggi, l'edizione, alla scrittura, alla preparazione, alle riprese, e intanto Dario faceva le musiche, poi il mix, e quindi, insomma, alla fine non ricordo bene, Dario, quanto abbiamo impiegato, però, insomma, sono stati giorni. Ecco. Sì, l'impegno c'è stato. Per quanto riguarda, no. Voi, se posso, integro un pochino un po' di considerazioni che magari sono un po' di dietro le quinte, divertenti per chi ci segue backstage anche sì. Lui dice, ma come è avvenuto, c'è stata una intesa immediata o meno? Beh, abbiamo avuto abbastanza facilità di lavoro sotto il punto di vista artistico, ma per il semplice fatto che noi già avevamo lavorato insieme su tantissime cose, su diversi fronti, da quello musicale. Poi ne parleremo
ne parlerete se volete stasera. Come non lo ricordo, ecco, infatti io mi ricordo pure il pub, cara Valeria, che mi sa che il pub è quello lì di via Merulana, non vorrei sbagliarmi, è quello, perché io mi sono sentito male, me lo ricordo benissimo. Allora no, Valeria ci scrive, ce lo siamo raccontato una sera in un pub e già ridevamo, ti ricordi? Ma non me lo posso dimenticare, perché ci siamo proprio sentiti male dalle risate. Però noi abbiamo già lavorato insieme a dei progetti come cartoni animati, film, lungometraggi, produzioni anche discografiche, un sacco di roba. Quindi comunque non è proprio che abbiamo dovuto costruire l'intesa o dei punti di riferimento comuni, già li avevamo. Vabbè, a dire il vero, questa idea qui è nata proprio così, un pochino veramente chiacchierando su... insieme. Poi lo sviluppo è una cosa che si fa professionalmente e che hanno fatto Valeria e Fabio egregiamente, però già è tanto quando già ti siedi e te la racconti e ridi, già è tanto. La stessa cosa io potrei dire dal mio punto di vista è stata per le musiche, cioè abbiamo scelto delle cose insieme, ho costruito delle musiche, ho scritto delle cose che erano già divertenti. Avevate già seminato per alcuni aspetti, avendo già lavorato in precedenza, insomma. Sì, sì. Non lo so neanche quante puntate abbiamo fatto, Fabio, tra di serialità, di film, insomma, un po' di roba. Ma... sì, abbiamo nel nostro zaino di esperienze in comune tante, tante ore di messa in onda televisiva. Abbiamo realizzato insieme un film che abbiamo scritto io e Valeria, si intitola Ciao Napoleone, di cui ho fatto la regia e che ha partecipato ad alcuni festival per poi approdare nello streaming come visione. E poi abbiamo fatto anche pop song, che potremmo definire così. È proprio così. Ma ogni tanto in Italia tiriamo fuori queste cose anche un po' bellissimo, collaterali. È bellissimo, perché comunque emerge il vostro lato artistico, creativo e la vostra passione. Prima appunto Dario stava dicendo, non so come sia nato, io direi è nato anche per passione, oltre che per competenza, bravura, magari per tecniche che in parte avevate già acquisito nella vostra esperienza. Quindi non è un caso che vi trovate su passione vera, ecco, io... ogni tanto lo ricordo e giustamente vi chiedevo come fossero nate, diciamo, se il tempo impiegato fosse ben bilanciato rispetto alla durata di tutte le 8 puntate, perché molto spesso si cade nel luogo comune e si pensa che qualcosa che duri poco magari necessiti di un impiego di energie non troppo elevato, magari appunto dura 10 minuti, beh vabbè, Non ci vorrà tanto, tutti potrebbero realizzarlo, no? Si cade in questa banalità. Invece è bella la vostra testimonianza, sentire, avere la prova che comunque il risultato si ottiene quando il lavoro, diciamo, prescinde un po' dal tempo, ecco, cioè magari dura 10 minuti, però ci si lavora per un giorno intero, per dire, faccio l'esempio, no? Ma molto di più. La confermo. Il piglio con cui abbiamo affrontato questa nuova esperienza con questo media podcast è lo stesso con cui affrontiamo lavori cinematografici o televisivi, cioè per noi non è stato differente, si trattava di lavorare con un nuovo media, questo sì, e quindi l'abbiamo studiato bene per capire quali erano le potenzialità sotto tutti i punti di vista, sia narrativo che legato, essendo un podcast, poi in maniera ancora più specifica e fondamentale al suono e agli effetti del suono. Però per noi non c'è stata differenza, era come fare un film, insomma, non, giusto Dario? Credo che anche no, assolutamente sì, assolutamente sì. Domanda da $1 milione, come è nato il vostro incontro? Cioè c'è stato un evento che l'ha scatenato oppure era già scritto, diciamo? Cavolo. ci siamo conosciuti sempre per motivi legati alle serie TV, fondamentalmente perché stavamo cercando delle musiche per una serie che era Sissi la giovane imperatrice, e la proposta di Dario è stata, insomma, la più bella in qualche modo, quindi diciamo, quella è stata la nostra prima occasione di lavoro.
mi sono trovato talmente tanto bene con Dario che quando si è trattato poi di lavorare sul film che avevamo scritto io e Valeria, cioè Napoleone, io ho pensato che Dario fosse la persona musicista più giusto per quel tipo di film. E il risultato un po', insomma, confermato in qualche maniera, perché le musiche di Dario di Ciao Napoleone sono spettacolari, sono un valore aggiunto al film in qualche maniera. E poi abbiamo fatto anche le canzoni del film, Sono all'epoca bellissime. cantate da la figlia mia e di Valeria, che era piccolissima ai tempi, aveva insomma 10 anni all'incirca. Lei ha cantato le due canzoni che abbiamo scritto insieme io e Dario, e poi da lì sono partite nuove collaborazioni, cioè tante idee, ma appunto, cioè, che so, la ballata di Roshi, per dire, che è Infatti. stata una delle dei Ricordiamo progetti. che tutti i vostri lavori, una parte, comunque le canzoni si possono comunque trovare sulla rete, comunque quello di cui state parlando esiste, cioè non stiamo parlando appunto. Esiste la ballata di Roshi cantata da Ilenia Pastorelli, la trovate su tutti gli stores digitali ed è un brano che con Fabio abbiamo scritto insieme allo sceneggiatore lo chiamavano Gigro Bo, che era un film uscito un po' di tempo fa, una fantascienza italiana molto sui generis. E lì abbiamo curato questa canzone con Ilenia, la protagonista del film, che la canta. E poi un sacco di altre cose. Tutte queste cose, ovviamente, sì, le trovate tutte in rete. Questa è un'altra fortuna. Tra l'altro, Fabio parlava di Sissi, che è un cartone, una serie animata per ragazzi. Come la possiamo definire? Per Sì, ragazzi? sì. La Giovane Imperatrice è una serie che racconta, che abbiamo scritto io e Valeria, di cui Dario ha fatto, io ho collaborato anche in qualche maniera alla regia, Dario ha fatto le musiche, insieme abbiamo fatto la canzone, è la storia di Sissi, la principessa Sissi che diventerà poi imperatrice e ovviamente cartoni animati, insomma. E anche questa la Abbiamo troviamo sul raccontato web, perché stavo dicendo, questa si trova tutto sul web, ma si perché trova adesso su Amazon, anche su su Amazon internet. Prime. Sì, no, 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 un momento, un momento, international per davvero, perché ogni tanto quando arrivano i resoconti SIAE ti rendi conto, noi forse lo diamo un po' per scontato perché lo facciamo per lavoro. Però poi ti rendi conto che è andato in onda il mese scorso in Germania, poi negli Emirati Arabi, poi in Francia, poi in Spagna, poi in Sud America, poi negli Stati Uniti. Cioè non è proprio uno scherzo. Noi Assolutamente. seminiamo delle cose, lo facciamo con piacere, lo facciamo con passione, però poi dopo non te ne rendi conto, alle volte le cose camminano anche con le gambe loro, e delle volte, almeno quello che ci è successo anche. Ci sono delle sorprese, cioè persone che ti scrivono e che ti dicono: ah, che bello, che bella musica, che bel film, che bel prodotto in qualche maniera, no? Cinetelevisivo, perché noi lavoriamo col cinetelevisivo, ma adesso anche con i podcast, eccetera. Chissà che la cosa non avvenga anche per Arco Orviale, No, anche è se è già avvenuta, è già avvenuta, è già avvenuta. tradotto in tedesco, in spagnolo, in Quello lo norvegese. speriamo. Però quello speriamo, anche se credo sia veramente difficile tradurlo bene perché c'ha tantissimi riferimenti sia territoriali, Infatti, romano. gergali, gergali, ma anche territoriali, c'è cioè anche il fatto che parli di una certa zona, che è un ghetto veramente strano di Roma, eccetera. Comunque, detto questo. Io spero sempre, lancio sempre l'invito affinché dopo l'ottava puntata ce ne possano essere altre. Ma noi lo Se no, speriamo vivamente, noi ci prodigheremo al massimo per pensare di avere il modo di farne altrettante, perché è una bellissima serie. Quindi, poi perché no? questa puntata in particolare, ma tutte mi sono piaciute, questa in particolare dove c'è questo gioco di voci veramente sensazionale. Sì, ma anche la storia con il centralinista, Ah, però il centralinista, questo è un altro dietro le quinte. Il centralinista è un nostro amico che salutiamo, Maurizio Careddo, e che è un validissimo sceneggiatore italiano.
autore di tanti successi, ultimo, ma diciamo ce ne sono stati tanti anche prima, è Schiavone, per dire. Quindi è si è prestato con la sua verve a interpretare il ruolo di questo centralinista in una maniera, intanto si è divertito, ci siamo divertiti noi, e si è scoperto anche attore in qualche maniera. Quindi questo per dire come poi alla fine certe volte è importante riuscire a individuare, a capire bene qual è la persona giusta per quel ruolo, a prescindere dal fatto che possa essere un attore o meno. Io non credo che Maurizio abbia mai recitato prima, però in questa parte è stato formidabile, ci siamo veramente ammazzati dalle risate. E con dei tempi comici perfetti. Tra l'altro, quando si registrano le take, non hai l'altro attore. Cioè, ovviamente adesso si può ascoltare l'episodio montato in qualche maniera, ma quando sono state fatte le riprese, le battute gli venivano date dalla regia. Lui non aveva un interlocutore, quindi devi avere istintivamente dei tempi comici buoni per riuscire a far funzionare la scena. E Maurizio è stato formidabile. Ecco. Però noi lo stiamo salutando tutti, arriveremo poi a ringraziare tutti quelli che hanno, insomma, che sono stati con noi in questa prima stagione. Quindi stai implicitamente dicendo che è stato un bel lavoro di squadra con tutti quelli che hanno partecipato, mi sembra di intuire. Non potrebbe essere diversamente, tra l'altro, in una situazione del genere. Diciamo che a tratti mi avete, diciamo, ho ricordato, mentre vi ascoltavo, il trio Tullio Solenghi Marchesini. Per cui... Troppo forti loro. Loro sono troppo forti. Chissà, certo, no, ma ovviamente noi li amiamo, per cui può anche darsi che in maniera quasi istintiva, no? Senza volerlo, in maniera esplicita, però cioè, sono quelle cose che te le porti dentro e quindi anche senza che te ne accorgi poi emergono. Insomma, esatto. Non so se ci sono, se ci sono domande, chi si è collegato, siamo una decina in questo momento... Tranquillamente possiamo rispondere se ci sono curiosità, anche perché qualcuno si chiama Hernando in tedesco. È geniale, cioè questa cosa è geniale. Abbiamo già Hernando, bellissimo. Nel frattempo io saluto Riccardo, che ovviamente ci sta salutando, sta seguendo la puntata. Abbiamo svelato un po' i backstage, alcuni retroscena di tutto il percorso, ma nella puntata di oggi vogliamo aggiungere un filo qualcosa o lasciamo che ascoltino sul sito degli ascoltabili? Intanto salutiamo gli ascoltabili. Giacomo Zito, che è il nostro, come dire... sodale in questa avventura, perché è stato il primo a crederci, e poi Giuseppe Paternò Raddusa, che ha portato avanti con grandissimo entusiasmo insieme a noi tutto il progetto, ma insieme, devo dire, a tutta la squadra degli ascoltabili. Anche in quel caso è stato un incontro di persone con grandi affinità. Abbiamo parlato da subito la stessa lingua e credo che si veda, insomma, raffiatamente. Riveliamo di chi è l'enfisema. L'enfisema. Vabbè, Valeria lo chiama enfisema. Riveliamo. È vero, adesso sveleremo questo è veramente una chicca, A un certo punto si sentirà l'altro capo del telefono in questa puntata, oltre alla Bruna che scotta, oltre al centralinista, si sentirà una signora con una curiosa, diciamo, peculiarità. Capacità. Ora non so se lei sarà contenta, ve lo diciamo, però è una cosa carina. Però insomma, questo ruolo delicatissimo e fondamentale all'interno dell'economia della puntata, alla fine ha deciso di farlo Valeria. Grazie.
La voce. Salutiamo! La voce, al di là del telefono, quella specie di rantolo se l'ha inventato Valeria, anche quello è stato. Eh beh, è stata fantastica, è stata veramente la svolta, direi. Esatto, sì, sì. Esatto. Riveliamo di Yella Infisema, giustamente lo abbiamo detto. Quindi anche Valeria l'ha recitato. In realtà abbiamo recitato anche io e Dario nella prima puntata. Assolutamente, assolutamente. Voci, facciamo due sorveglianti del centro commerciale che buttano fuori Nando, se non ricordo male. Valeria sta commentando, sì. Allora fumavo. Allora fumava, le è venuto naturale, cioè nel senso questo rantolo così un po' roco è stato facilitato dal fatto che fumava, adesso brava, ha smesso e poi è meglio. Tra l'altro vorrei spendere una parola a favore del nostro podcast, che è un podcast anche non solo ecosostenibile, ma anche un podcast Covid sostenibile, perché noi abbiamo già visto lungo, avevamo già all'epoca, già sapevamo più degli altri, e quindi facendo tutto a distanza e facendo tutto quanto con un doppiatore per volta, noi siamo già praticamente pronti, sui blocchi di partenza siamo già in grado di ragionare su produzioni, su come produrre una serie podcast in una maniera che sia compatibile con questi botta risposta che poi, appunto, come diceva Fabio, nella realtà non ci sono, perché ci sono dei montaggi, degli attori che non hanno la battuta in tempo reale, in diretta, mentre vengono ripresi. Questo per dire che effettivamente tutti noi ci siamo un po' spesi delle volte per registrare delle cose, perché è anche, come dire, portare avanti uno sceneggiato radiofonico, un podcast, un qualsiasi, chiamalo come vuoi, però una roba fatta con le voci, è stufa se usi sempre due o tre voci, a meno che non ti inventi un'idea che sia pensata solo su un personaggio, su due personaggi. E quindi c'è stata anche questa rotazione, quindi sì, abbiamo anche messo, un po' tutti abbiamo messo le voci. Poca roba, insomma, però. Questo è il non solo il valore aggiunto, ma è tra, diciamo, non dico che è quello che fa la differenza, però sicuramente è tra gli elementi da tenere a mente, da prendere in considerazione. Perché ascoltare, per esempio, Hardcore Viale piuttosto che un'altra serie? Perché c'è proprio un lavoro che a monte, dove ci sono più personaggi, ci sono più voci, c'è la possibilità di trovarsi di fronte quasi ad un film o quasi a teatro con quasi un vero e proprio spettacolo, se così si può definire, visto che appunto c'è una variopinta, come dire, possibilità di personaggi che interagiscono, voci diverse, anche inserire il ruolo della poliziotta della scorsa puntata, della puntata 4, è stato molto carino, insomma. L'attenzione non finiva unicamente su Derek o unicamente su Nando, ma attirava anche, come dire, un pubblico femminile, maschile, a seconda un po'. Io per prima mi sono chiesta, ma chissà com'è questa vigilessa, questa persona che incarna questa autorità, ecco, cioè proprio, quindi ben venga. Io lo dico anche per incuriosire, ovviamente, chi ci sta seguendo, chi vedrà la puntata in differita, proprio a valutare, vedere quanti personaggi diversi nelle 8 puntate vengono inseriti. Quindi complimenti, perché effettivamente avete risposto magnificamente alla mia domanda iniziale, cioè 10 minuti, un quarto d'ora non significa, come dire, direttamente lo stesso tempo che si impiega nella realizzazione della puntata, magari è inversamente proporzionale, magari dura 10 le ore di lavoro, magari sono 10 per assurdo, 10 minuti versus 10 ore di lavoro, per esagerare un po', insomma. Ma neanche troppo, forse, ma forse neanche troppo. Comunque sì, senza dubbio un'altra cosa per cui magari noi possiamo, noi l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo fatta, troppo facile, però chi non l'avesse ascoltata, ascoltatela, perché il podcast è un bellissimo modo diverso per riappropriarci dei nostri spazi, cioè negli ultimi anni credo
così spaziando su un discorso di sociologia, la televisione ha perso completamente il ruolo e il valore che aveva prima. Cioè, se negli anni 70, 80 e 90 la televisione era al centro del salotto degli italiani e dava delle informazioni importanti, a un certo punto queste informazioni importanti si leggono e ne veniamo a conoscenza tramite, per esempio, come siamo adesso su Instagram, tramite Twitter, tramite i giornali online. Questo secondo me, appunto, così passo di Paolo in frasca e un volo pindarico di natura sociologica, potrebbe essere una buona cosa. Cioè, uno si riappropria del proprio tempo, riprende confidenza con la propria fisicità, con i propri spazi, con le proprie cose. Io in tutto questo, scusami se ti interrompo Dario, se fosse tra noi, io chiederei a Nando, che ne pensi? Chissà se Nando seguirebbe, come dici tu, ancora la televisione oppure sceglierebbe Instagram. No. Al momento, però Nando è un personaggio che poi alla fine si trasforma, cioè lui è legatissimo al suo mondo, che è il mondo, lui è l'uomo del cacciavite, cioè lui c'ha la clava in mano ed è quello che dice Vilma, dammi la clava, va bene. Però poi alla fine lui si mette in gioco, piano piano si trasforma e questo lo costringe anche a fare amicizia con un giovane un po' squinternato, che però non è uno sciocco. Comunque, per tutti quelli che ci stanno seguendo adesso, ascoltare un podcast significa anche di farsi due risate magari mentre stai disegnando, magari mentre stai sistemando i tuoi conti personali delle tue bollette, cioè il podcast magari mentre stai guidando la macchina, magari mentre sei in metropolitana. O mentre stai scrivendo al PC, per dirne una. Esatto, Fabio, stai cucinando, oppure stai cucinando, oppure stai facendo la spesa e c'hai le cuffie nelle orecchie. Quindi questo per dire cosa? Che motivo in più per seguirci, ma anche per seguire tutti gli altri podcast, sia quelli degli ascoltabili che i podcast in generale, è che c'è un po' più di spazio per la fantasia e un po' più di spazio per noi. Quindi ci auguriamo, tutta la squadra degli ascoltabili, tutta la squadra, il team di Arcordiale, tutti noi ci auguriamo che questo sia e sarà un mercato in crescita, ma non si vede la ragione per cui non lo debba essere. In tanti posti, tra cui gli Stati Uniti, va fortissimo il podcast, proprio perché le persone che trascorrono il tempo in automobile, in treno, in aereo, mettono le cuffie e ascoltano una storia. Io penso che il nostro, non so Fabio, correggimi tu, ma penso che il nostro format sia anche molto semplice, perché poi sono 10 minuti, veramente il tempo di prepararsi una carbonara praticamente. Sì, ma quando abbiamo pensato a delle puntate, avevamo raccontato anche a Fabia qualche episodio fa, delle puntate che fossero della giusta durata per invogliarti ad ascoltare la puntata successiva. E quindi una fruizione che è molto personale, perché puoi ascoltare la puntata e il giorno dopo decidere di ascoltare la seconda, oppure puoi decidere di ascoltarle tutte di fila. È un ascolto appunto di una durata complessiva di 1 ora e mezzo, magari durante uno spostamento in macchina un po' più importante, ed è un modo di far viaggiare appunto la fantasia, anche come diceva Dario, in una maniera differente. Un modo di poter avere delle storie nuove che non siano per forza legate all'aspetto visivo, ma che appunto ci aiutino a completare quei suoni con la nostra immaginazione e la nostra fantasia. Ovviamente nasce spontanea la domanda, e avete parlato appunto, io condivido in pieno il vostro discorso, l'importanza del podcast, quindi come dicevi prima anche tu, la possibilità di riprendersi i propri spazi, la possibilità di fantasticare un po'. Ma se vi arrivasse la proposta di trasformare il podcast in un vero e proprio film, quindi un hardcore viale suddiviso in episodi, in serie televisive, perché no? Vedereste comunque quest'altra opzione? No, certo, guarda, allora calcola che in America ormai è diventata abbastanza prassi che i podcast di successo approdino poi a una serialità televisiva. Sono veramente tanti che hanno fatto questo percorso. In Italia forse soltanto è accaduto per
Veleno, la serie di Pablo Trinch, che è diventata adesso una serie di una docu-fiction, però è sicuramente un territorio che si sta aprendo. È possibile passare da un media all'altro, sicuramente. L'importante è che il concept sia forte, e quando parliamo di concept forte parliamo di una, sostanzialmente di una storia forte. Poi la possibilità di poter essere messa in scena o di poter essere, appunto, come nel nostro caso, raccontata, sono delle scelte. È ovvio che a noi piacerebbe tantissimo, ma a noi piacerebbe tantissimo anche se diventasse un cartone animato, per dire, a Corviale. Cioè, lo immaginiamo quando ne abbiamo parlato con Dario, ce lo immaginiamo una serie un po' irriverente come BoJack Horseman, queste serie che sono rivolte a un pubblico che non è quello dei bambini, ovviamente, è un pubblico di grandi e che sono, come dire, degli spettatori in qualche maniera particolari, nel senso che non tutti gli appassionati dell'animazione per adulti, chiamiamola così, sono poi quelli che fruiscono delle serie, diciamo, live action che si possono trovare sulle varie piattaforme. È un pubblico molto specifico, un pubblico che ama un certo tipo di ironia, un pubblico che ama un certo tipo di caratterizzazione, e a noi piacerebbe, ad esempio, portarlo. Certo, io sono consapevole che poi c'è sempre uno studio dietro, nel senso che non si improvvisa, per cui è chiaro che nel momento in cui vi arrivasse la proposta di passare dai podcast alla realizzazione di un film o di serie televisive, è perché ha raggiunto il successo che ovviamente vi auguro che Hardcore Viale abbia. Però stavate appunto puntando e mettendo in evidenza gli aspetti positivi del podcast, e quindi, insomma, la mia domanda è stata un po' provocatoria, se vogliamo, per alcuni aspetti. Ovviamente io sarei la prima fan qualora ci fossero le puntate anche in formato video, cioè, lo dico in anticipo. Sì, sì, comunque penso che Corviale funzionerebbe anche in una forma esclusivamente narrativa, cioè se diventasse una serie di racconti, che vanno a comporre una serie di episodi, che vanno a comporre il romanzo di Nando, probabilmente funzionerebbe lo stesso. Sarebbe approdare a un altro media con, ovviamente, caratteristiche differenti, ma il concept di per sé è talmente forte e valido che probabilmente, un po' come accadde per Fantozzi, ricorderai che Fantozzi nacque, non mi ricordo se nacque, no, forse nacque il romanzo e divenne poi il film, non mi ricordo se nacque il film e che divenne poi il romanzo. Però in tutti e due i casi si tratta di due successi, sia il romanzo che il film sono formidabili. Ma sì, è l'idea. Esatto. Il carattere fantastico è diventata la maschera italiana, la nuova maschera italiana. Forse al momento è stata sostituita da quella di Checco Zalone, ma prima di Checco Zalone per decenni siamo rimasti ancorati a Fantozzi, probabilmente. Anche se... Così è, tanto perché siamo qui su Instagram in una piccola chiacchierata tra amici. Fantozzi, secondo me, la s'allunga. Ancora oggi, quando entri in certi posti, potrebbero essere gli uffici postali, può essere la banca, può essere quello che vuoi tu. Beh, insomma, alcune cose che ha raccontato Fantozzi ancora esistono. Ancora alcuni atteggiamenti, alcune situazioni, insomma, Fantozzi ha veramente una macchina del tempo, quella lì. Cioè, lui ha detto certe cose veramente negli anni 80 e forse prima. Sono degli evergreen, diciamo. Ma poi, cioè, evergreen, ma è assurdo perché è cambiato tutto, cioè, in quell'epoca ci stavano le automobili, quelle lì proprio che... No, accendevi il motore, non si sa manco se arrivavi facevi 10 metri. Oggi stiamo con la Tesla elettrica, siamo andati su Marte. Alcuni comportamenti e atteggiamenti umani che aveva detto Fantozzi ancora ce l'abbiamo, sono ancora validi, e nel nostro piccolo penso che possiamo vantare più o meno lo stesso meccanismo fortunato con Nando, perché pensiamo, adesso io lo dico così, ma senza, diciamo, uno spunto
che vuole essere ancora una volta di natura così generica, non è che specifica proprio sul nostro podcast, ma anche sì. Ma pensate quante persone si sono state costrette e forzate a entrare nel mondo del digitale per via del Covid, e quindi sai, stai a casa per un anno e te devi imparare per forza. Cioè tu, magari tante persone che hanno detto no, il computer non me lo compro, non mi piace, non mi frega niente. Beh, adesso per forza, perché sennò sei tagliato fuori. Quindi, ancora una volta, con questo podcast noi raccontiamo una cosa che è lo spacco generazionale tra chi c'era prima del computer e chi c'è dopo il computer, le nuove generazioni, no? E lo facciamo con i nostri mezzi, io con la musica e, insomma, Fabio e Valeria l'hanno fatto raccontandolo. Però ecco, questo secondo me è un bello momento, questi momenti di scambio qui su Instagram, anche per raccontare il backstage e per parlarne insieme. Valeria ci dice anche, mentre ascolti un podcast, fondamentalmente puoi condividerlo con un altro, con un'altra persona, guardandola negli occhi. Questo non è uno scherzo, io penso sempre appunto a chi sta in casa, vuoi la quarantena, ma vuoi anche per altre ragioni, insomma, ti ascolti il podcast, lo commenti insieme, magari stai in famiglia, te fai due risate. Credo che sia molto carino. Nel frattempo, gli altri che si collegano ci stanno salutando. Pagnello 25. Arrivano i cuoricini, è arrivato di tutto durante la diretta, quindi bellissimo. Sì, anche perché, come dicevi tu, il podcast permette di avere maggiore fantasia, maggiore immaginazione, lo puoi condividere con gli altri anche più facilmente, diciamo, se hai un PC, magari ci sono più persone nella stanza, insomma, può essere ma anche a distanza, cioè te lo puoi ascoltare ognuno da casa sua e ti fai un sacco di risate. Io ce l'ho da qualche parte i messaggi vocali, non lo so dove, Fabio, li dovrei cercare. Ma noi abbiamo dei messaggi vocali in cui ci raccontavamo delle prime idee, bene, delle prime, dei primi prototipi nella nostra testa di questo strano Nando, in cui ci sentiamo male dalle risate anche a distanza, perché già ci veniva da ridere, cioè a me ancora veniva da ridere a pensare a sto vecchio che poi vecchio non è, insomma, è uno semplicemente che è tagliato fuori dal mondo dell'informatica e cerca di recuperare. Perché se deve dei porno, c'è una cosa. A piccoli passi, poi alla fine pedala e arriva alla meta, poi si rende conto che l'oggetto dei suoi desideri, insomma, è stato in qualche modo, come dire, rinnovato, diciamo così, ecco, per non svelare troppo. Diciamo che durante questo percorso di avvicinamento all'internet, Nando si troverà a stringere questa amicizia con questo ragazzo più giovane, e sarà una bella occasione per uno scambio intergenerazionale, no? Come dicevamo, Nando è cresciuto per strada, è cresciuto nella concretezza della realtà. Derek, al contrario, è nativo digitale ed è molto forte, molto bravo, è molto in gamba quando si tratta di stare davanti allo schermo e digitale su una tastiera, un po' meno a suo agio quando si tratta di avere a che fare con la realtà. E anche questo crediamo che nel tema generale sia un piccolo tema che però ha un suo perché, e soprattutto ci ha consentito di raccontare un po' delle generazioni differenti, no? Molto spesso nella commedia o in maniera più ampia nel racconto televisivo cinematografico, i protagonisti sono quelli della fascia d'età in mezzo, invece i nostri protagonisti sono un settantenne e un poco più che ventenne. Agli quindi antipodi. Abbiamo giocato anche. Abbraccia un po' tutte le età, direi che è quasi, quasi trasversale per alcuni aspetti. Sì, anche le donne, anche le protagoniste femminili, insomma. Ma sai cosa? Anche che noi non dovevamo rendere conto a nessuno di grandi investimenti e di grandi milioni di euro messi sul campo, perché è chiaro che quando fai un film dove metti dentro 2, 3, 4, 5 milioni di euro, ti devi rivolgere a uno spettatore che è quello che c'ha in tasca 10 euro e va al cinema. E non sono quelli di 85 anni, perché al cinema non ci vanno, perché
magari non ce la fanno neanche fisicamente, ma neanche quelli di 16 anni, perché non hanno i soldi e non gli interessa. Quindi va a finire che spesso queste commedie, e questo poi a me mi fa ridere, ogni tanto mi vedo, sono commedie che parlano di questi trentenni, quarantenni, ma gli attori che le interpretano hanno 50 anni, sono sempre gli stessi, sono 30 anni che fanno i trentenni. E questo è divertente. Un'altra cosa che potremmo fare, il Toto Scommesse, quanti anni ha veramente Nando? Quanti anni ha veramente Derek? Noi non ve lo diciamo, però in realtà le voci sono molto flessibili. Tu che ne sai? Magari quello che interpreta Nando ha 20 anni e sembra che ce n'ha di più. Cioè, questo è anche il bello del, chiamiamolo, del podcast, della radio, che la voce è più flessibile, non siamo legati all'immagine. Quindi abbiamo avuto proprio la fortuna di poter raccontare i mondi agli antipodi, agli estremi, non dovendo appunto dire... noi non dovevamo, non avevamo un resoconto con gli sponsor o con i produttori esecutivi, appunto, dei milioni di euro. E questo, a mio avviso, parlando invece di cinema, parlando di cinema e televisione, quello forse è proprio la pecca del cinema e della televisione, che spesso per fare contenti tutti poi non fai contento nessuno, nel senso che spesso questi film sono dei polpettoni. È giusta questa cosa che sottolinea Dario, Fabio, perché molto spesso, cioè alla fine a Corigliano è stato quasi un'isola felice, perché diciamo quando ti trovi a lavorare per la televisione o ti trovi a lavorare per il cinema, ci sono comunque delle situazioni che hanno molti più paletti, no? Devi interfacciare con le reti, ti devi interfacciare con la produzione. In questo caso, avendo gestito noi tutto quanto insieme e poi avendo coinvolto successivamente anche gli ascoltabili, non dovevamo dare conto di niente, tranne del fatto che doveva piacere fondamentalmente a noi, cioè doveva divertire a noi, e speravamo che divertisse anche poi il pubblico che l'avrebbe ascoltato. E per questo è questa esperienza è veramente un'isola felice. L'obiettivo è stato raggiunto, però, diciamo che comunque almeno sono una grande vostra fan su Arcorviale, ovviamente magari ne arriveranno degli altri, magari cambierà il protagonista, magari avranno altri nomi, però sicuramente siamo curiosi. E proprio parlando di curiosità, proprio per chi non l'ha ascoltata questa quinta puntata, e abbiamo detto che si intitola La Bruna che scotta, io chiuderei la puntata, già che siamo in chiusura, sono le 10, metterei, come dire, la pulce nell'orecchio, ma secondo voi alla fine ce la farà a conoscerla di persona questa Bruna, Nando, o rimarrà virtuale? Seguiteci su questi schermi. Questo chi può dirlo al momento, nel senso che, sai, molto spesso succede, posso succedere tutte e due le cose, che le cose restino a un livello virtuale, ma lo sappiamo, ci sono anche delle circostanze in cui dal virtuale si passa al reale. La vita è imprevedibile, quindi chissà Nando com'è. Beh, la vita di Nando è veramente imprevedibile, lui si aspettava di morire con l'ultimo... l'ultimo sospiro, esalare l'ultimo sospiro con in mano un VHS, non è andata così. Quindi comunque Nando è un personaggio incredibile, perciò. L'abbiamo detto durante questa oretta circa, lo staff e tutti voi siete comunque persone di successo, persone capaci, competenti, persone che lavorano con passione, quindi non poteva che essere così. E su questa, appunto, su questa scia di curiosità e di stima, io ovviamente vi rinnovo i saluti e anche la possibilità la prossima settimana, anche tu Dario, se vorrai essere di nuovo tra noi per magari continuare a parlare anche con Fabio di quello che è stato magari il percorso che vi ha portato fin qui, magari qualche chicca. È stato un piacere essere stata qui con voi, farvi qualche domanda, interagire
Ricordiamo in ultimo appunto che possono tranquillamente trovare Hardcore Viale sul sito www.leascoltabili.it e ascoltarlo appunto sulle piattaforme di Spreaker o Spotify. Ovviamente possono collegarsi sul sito di Passione Vera per carpire qualche particolare di ciascuna puntata. Detto questo, io vi saluto, saluto Fabio Diranno, sceneggiatore e ovviamente Dario Vero, che ha partecipato alla realizzazione delle musiche, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti da Fabio Tonazzi e da Passione Vera. Ciao! Ciao!